Oh, bene, abbiamo terminato il menu, ragazzi, quindi adesso diamo un'occhiata alla telecamera in sé. Ho preso l'Osmo Action che vedete di qua e GoPro Hero 7 che invece vedete di qua e diamo un'occhiata a come si comporta questa telecamera, innanzitutto a livello di colori. Siamo in una giornata abbastanza luminosa. Cercherò di spostarmi dalla luce all'ombra e valuterete insieme a me le tipologie di cambiamento di luce. Sto camminando con Rocksteady attivo sull'Osmo Action e con l'Hyper Smooth attivo sulla Hero 7. Ci spostiamo sotto un po' di alberi per trovare una zona un po' più meno luminosa, tipo qui sotto c'è una condizione di luce un po' più scarsa. E adesso andiamo proprio in un posto buio per vedere come si comporta al buio completo, ovvero dentro il piccolo magazzino di casa. Ok, questa è la condizione, qui c'è parecchio buio, eh. Si vede veramente poco, c'è una piccola finestrina qui che fa entrare la luce e in questo momento la porta è aperta, ma per il resto è completamente buio. Ok, abbiamo visto anche la parte buia. Le impostazioni in questo momento sono completamente automatiche, quindi io non sto toccando assolutamente nulla. Ora mi sono spostato molto di più alla luce, difatti ho notato con lo schermino dell'Osmo Action che mi puntava che era più luminoso. E facciamo un test. Inseguiamo i gatti. Facciamo una prova di corsa per vedere come si comportano. Quindi inizio camminando un po' più veloce e corro. Ok, sempre per rimanere nel paragone con GoPro, le montiamo sul cesti e vediamo come si comportano sul cesti. Ci mettiamo la nostra pettorina. Osmo Action montata a testa in giù. Partiamo con una corsetta. Adesso invece passeggiamo per ritornare di su, così vediamo anche la stabilizzazione mentre uno passeggia semplicemente. K 25 frame al secondo, Rocksteady on. K 50 frame al secondo, Rocksteady on. 4K 60 frame al secondo, Rocksteady on. 4K 60 frame al secondo, Rocksteady off.
4K, 50 frame al secondo, Rocksteady, off. Rocksteady, on. 1080, 25 frame al secondo, Rocksteady, off. 1080, 25, Rocksteady on, colore normal. 1080, 25, Rocksteady on, di Cinelike. 4K, 25 frame al secondo, Rocksteady on, colore normal. 4K, 25 frame al secondo, Rocksteady on, colore di Cinelike. 4K, 25 frame al secondo, Rocksteady off, colore normal. 4K, 25 frame al secondo, Rocksteady off, colore di Cinelike. 4K, 25 frame al secondo, Rocksteady off, di Cinelike, The Warp attivato. 4K, 25 frame al secondo, HDR video. 'Questo che vedete è un video a 240 frame al secondo. Ci sono due modi per fare una slow motion con Osmo Action. Il primo è questo che state vedendo, quindi fare un video e impostare il frame rate, in questo caso 240 frame al secondo. Diamoci un'occhiata in una slow motion di uno schiocco di dita. Oppure un clap. Un secondo modo per fare la slow motion invece è impostare l'8x in slow motion. Cosa vuol dire? Vuol dire che farà direttamente lui un rallenty. Creerà già lui di default un video a 25 frame al secondo ma già rallentato 8 volte. Giretto in moto. Thank you.
Bene ragazzi, io credo che un'idea di questa stabilizzazione ve la siate fatta. Il paragone tra GoPro e Osmo Action non è così semplice come sembra, l'avete visto anche voi. Ci sono vantaggi e svantaggi, ci sono differenze, non vantaggi e svantaggi. Sono due telecamere, ormai siamo ad un livello di qualità veramente alto dal mio punto di vista. Quindi continuate a guardare i miei video e le mie comparazioni tra GoPro e Osmo Action e anche tutto quello che verrà fuori nelle prossime settimane, compreso probabilmente anche un test con il drone da corsa con l'Osmo Action sopra a bordo. Spero che vi sia piaciuto anche questo video, spero che vi sia stato utile anche magari nella decisione di un eventuale acquisto di uno o dell'altro prodotto. Iscrivetevi al canale, cliccate mi piace su questo video, se non avete ancora attivato la campanellina accendetela per rimanere informati su quando usciranno tutti i nuovi prossimi video. A me non resta che salutarvi e dirvi come al solito ci vediamo al prossimo video, ciao!